Ci troviamo nel parco dei Nebrodi, nel comune di Caronia, e andremo a vedere le capre argentate dell'Etna. È una razza, come possiamo vedere, notiamo il mantello grigio scuro. In entrambi i sessi c'è la presenza delle corna, sia nelle femmine che nei maschi. E sono delle capre che appunto si sono adattate, sono andate incontro ad una selezione naturale, in questo tipo di territorio. Come possiamo vedere, vengono allevate in allevamento brado e semibrado, una razza in via d'estinzione. In Sicilia, secondo gli ultimi dati, sono rimaste circa 4.000 capi appunto appartenenti a questa razza. Quindi è importante appunto tutelarle per non farle scomparire. Andando a vederle più da vicino, questa razza prende questo nome argentata dell'Etna appunto perché si è sviluppata nel Parco dei Nebrodi, ma soprattutto nell'Etna. È argentata per appunto il mantello color grigio scuro, quasi argento. È presente anche qualche capra messinese, ovvero un altro tipo di razza caprina, e ovviamente l'attitudine è lattifera. Questi soggetti possono arrivare le femmine, il peso può variare dai 35 ai 40 kg, mentre per quanto riguarda i maschi invece possono arrivare anche a 50 kg. Stiamo effettuando la mungitura, come ogni mattina, dell'argentata dell'Etna, una capra autoctona che abbiamo sui nostri monti Nebrodi. È una capra che comunque si adatta benissimo al nostro territorio e quindi si alimenta sul nostro territorio. Il latte, grazie a questo, è molto ricco di proteine e di grassi. Quindi è un latte adatto alla trasformazione dei formaggi. Siamo di produzione in che quantità? Quanto latte producono ogni giorno? Una capra di queste riesce a produrre, una capra diciamo adulta, riesce a produrre 700-800 grammi di perché, come ho già detto, è ricco di proteine e di grassi, perché la capra si alimenta nel nostro territorio, sui Monti Nebrodi. Diciamo che è un allevamento allo stato brado,